l'ultimo detto è l'unico. Sì, ma prudentemente. No, vabbè, l'ultimo potrebbe anche essere un buon segno. Vuol dire che... Dunque, mi sono domandato venendo qua, ma come faccio a dire qualcosa di intelligente su questo argomento? Perché, e poi mi è venuto, sentendo gli interventi, non certamente, sentendo gli interventi, io ero partito all'inizio, quando ho avuto il primo messaggio, ero partito con l'idea, sì, giusto questo coordinamento, mi sembra giusto. Anzi, addirittura se ne era parlato anche tanto tempo prima, è una cosa che... E sono ancora convinto che questo coordinamento sia utile, eccetera. Però, a me, sentendo tutti i discorsi fatti oggi, mi è venuto un po' il sospetto che alla fine questo coordinamento sia preso come un surrogato. Siccome non ci si capisce niente di cos'è il mondo radicale, facciamoci un coordinamentino e siamo più sereni e tranquilli, perché diventa, non lo so, l'ho vista un po' come quasi un ripiego, mi ha dato questa impressione. Poi con questo non sto dicendo che non possa essere utile, ma perché i dubbi ci sono, ne parlavamo anche prima. Cosa siamo? Noi abbiamo la galassia con tutte le associazioni tematiche. Abbiamo Radicali Italiani, che non si capisce bene cos'è, perché è un partito, però alle elezioni non si presenta, però è una cosa un po' così. E poi abbiamo il Transnazionale, che è il nostro grande desiderio, e che, non so, forse il desiderio grande di alcuni, non so, che però rischia di rimanere un po' sempre nella fase del grande desiderio. Poi siamo in una situazione anche molto particolare, perché non sappiamo quale sarà il futuro, per esempio relativamente al sistema, il sistema elettorale. Per questa volta sono convinto che rimarrà questo, perché mi pare improbabile che possano arrivare a qualcosa, però prima o poi ci saranno dei cambiamenti, e la situazione comunque generale è molto caotica, non soltanto per quanto riguarda noi, ma anche per quanto riguarda gli altri, perché non vedo un partito in questo momento che sia con l'ancora ben piantata e tranquilla. Mi sembrano tutti un po' in balia. Quindi a questo punto anche il nostro essere in balia, che poteva essere, se vogliamo, anche un valore aggiunto nel momento in cui il resto sembrava tutto molto stabile, ma in un momento in cui tutto è in balia, forse alla fine non aggiunge molto. Io mi stavo domandando, ma le associazioni tematiche transnazionali, ma forse non sarebbero meglio se uno, per esempio, entrassimo davvero a far parte del PD, abbandonando l'idea di fare un partito italiano, anche perché mi è venuta questa riflessione, un po' che penso a quello che potrebbe essere, ma sentendo l'intervento di prima relativamente al fatto di Coscioni e Pullia, per esempio, no? Come questo, però ce ne possono essere altre. Ma alla fine a volte mi viene in mente, ma cos'è? Siamo il PD tascabile noi? E allora a questo punto forse, non lo so, è un riflesso che mi è venuto così, poi magari. E allora a questo punto forse è meglio tenerci le nostre associazioni tematiche, magari provare a investirle in qualcosa di altro e puntare sul transnazionale, oppure invece fare qualcosa di assolutamente diverso. Allora però a quel punto Radicali Italiani deve diventare un soggetto elettorale. È un soggetto elettorale. E quando mai è un soggetto elettorale? Soggetto elettorale è lista Bonino Pannella, non è? Lista formale sì, anche perché sostanziale no. Vabbè, è quello, anche perché se fosse effettivamente
un partito, il problema di Pistoia, se fosse un partito, diciamo, di un certo tipo, probabilmente non si sarebbe posto. Quindi il problema c'è. E quindi secondo me dovremmo in questo momento decidere cosa fare da grandi. Va benissimo il coordinamento regionale, però cerchiamo di evitare che diventi una foglia di fico per tutto quello che non va. Ecco. Questo. Grazie Carlo. Rilancio di nuovo la proposta se qualcuno vuole intervenire prima di Michele, ma altrimenti Michele ti invito a intervenire, poi comunque qualcun altro potrà approfittare delle tue riflessioni per... Esatto. Michele De Lucia. Scusate, è un po' alta, mi sa che non so se ci sono. Come un avvolto io sul trespolo. Sarà che stavo leggendo Tex in treno, ma suggestione. Allora. Prima di tutto vi ringrazio per aver convocato questo appuntamento. Io sono iscritto alla mailing list della Toscana e domenica scorsa ero a Genova come tappa dopo Padova e Verona e ho letto questa mail di Angelo e siccome mi sembrava proprio di vedere in quella mail il riflesso giusto, la parte che mi ha colpito di più era: oh, hanno fatto questa cosa a Padova, c'è questo appello, questa iniziativa eccetera, noi che vogliamo fare riusciamo a organizzarci su questa e su altre cose eccetera. Allora, con qualche remora, perché temevo che partecipare anch'io potesse, diciamo così, dare l'idea di quello che viene a controllare o a rompere i coglioni o comunque può creare qualche imbarazzo, mi sono chiesto: bah, faccio bene, faccio male? Ma il mio riflesso era stato proprio quello di dire: mi pare esattamente quello che ci vuole, cioè il riflesso giusto è il riflesso di una cosa viva, quindi mi piacerebbe andare lì anche solo per ascoltare, perché l'esperienza mi dice che dalle associazioni molto spesso vengono fuori buone idee che poi possono essere messe in rete tra tutte le associazioni e quindi poi contribuire a combinare tutti insieme qualcosa di buono. Avrebbe dovuto esserci con me qui oggi Alessandro Massari, storico amico e compagno radicale, con cui tra l'altro ho coordinato per qualche anno le associazioni radicali, e dopo vi dirò anche qualcosa su questo. Ale è stato bloccato da una serie di casini personali delle ultime 12 ore e quindi all'ultimo proprio non è potuto venire, ma insomma ci teneva e quello che ho detto finora su questo appuntamento era assolutamente condiviso anche da lui. La vostra impostazione è costruttiva e questa è la cosa più importante, perché mi pare che ci rendiamo tutti quanti conto che abbiamo un po' di problemi, alcuni di questi problemi sono anche piuttosto seri e quindi o si fa gli struzzi e si mette la testa sotto la sabbia, oppure si prova insieme ad affrontarli. Naturalmente poi, di fronte a cose che non ci piacciono, c'è sempre un riflesso umanissimo che tutti possiamo scontare. È quello della soluzione più facile, della scorciatoia, ma in buonissima fede, cioè uno la scorciatoia tante volte la prende non perché vuole prendere una scorciatoia, ma perché di fronte a una difficoltà hai magari il riflesso di cercare di semplificare. È uno dei motivi per cui la Lega ha avuto tanto successo. Mi sposto su un altro livello, cioè perché ci esprimiamo liberamente qui, no? Perché le puttanate di Bossi poi passavano, ma passeranno anche forse così facilmente? Perché quello ti dà un colpevole
è un nemico, in genere un colpevole è un nemico che non si può difendere e quindi uno prende la scorciatoia. Che bello, la causa dei miei problemi è quella lì e quindi se ammazziamo quella causa lì io ho risolto il mio problema. È un meccanismo che proprio umano, cioè ciascuno di noi lo può riscontrare anche nella propria vita su delle cose personalissime, sui rapporti tra le persone, di coppia, in famiglia, sul lavoro, cioè è normale. Se ne siamo consapevoli, però, e naturalmente se conveniamo che può esserci questo riflesso, secondo me è più facile che riusciamo a risolvere qualcuno almeno di questi problemi. E secondo me dobbiamo risolvere questi problemi, perché le cose che vogliamo fare noi, se non le facciamo noi, lo sappiamo, nessun altro farà quelle, nessun altro le farà come le faremo noi. Sono cose che riguardano le nostre vite e il cambiare la vita, per quello facciamo politica, recupero uno slogan che era sui manifesti del Partito Radicale degli anni 70 e ci sono ancora parecchio affezionato. Siamo qui invece di starci al mare perché speriamo di riuscire insieme a cambiare la vita, a migliorarla, proprio in concreto. Non è che siamo come quei partiti Vetero, Stalin, non so che, per cui... Ma anche la Lega è uno di questi partiti, per esempio. Che tipo di partiti? Quelli che ti mettono un obiettivo bellissimo, meraviglioso, il sole dell'avvenire, che sta in un altro tempo, in un altro posto, di solito è realizzabile. Per cui campi di rendita su quell'obiettivo irrealizzabile per tutta la tua vita politica e non solo, e quindi, ok? L'ho presa un po' larga, ma ora vi faccio capire meglio anche quello che è il mio, non tanto il mio stato d'animo, ma l'analisi che faccio io della situazione complessiva. Come sapete, c'è stato questo seminario a Chianciano 2 settimane fa, venerdì, sabato e domenica, e vorrei... Non c'è nessuna autoindulgenza all'autocitazione, ma alcuni brevissimi passaggi di questo intervento, che credo troverò il modo di rendere ampiamente pubblico prossimamente, vorrei condividere con voi. Così ci capiamo meglio, secondo me, e capite anche come io vedo complessivamente la situazione oggi. Sono proprio 3 o 4 brani, ma brevissimi, perché sto imparando con gli anni a parlare di meno e quindi ora mi sto rilassando, ma mi sto rilassando perché non ci sono iscritti a parlare. Quando vi rompete le scatole me lo dite, io interrompo in 20 secondi. Allora, ho detto alcune cose tra cui queste. La galassia era stata pensata come un'articolazione capace di condurre più efficacemente determinate campagne e di conseguire più efficacemente, più facilmente, obiettivi del Partito Radicale. Non è da tempo così. Penso che dobbiamo porci l'interrogativo se l'articolazione per galassia non sia divenuta un lusso che non possiamo più permetterci, perché le risorse scarse vengono disperse, perché tanti soggetti più che costituenti sono stati o sono costituiti, e non è una battuta, perché in questa dispersione siamo più vulnerabili e quindi più facilmente colpiti. Perché invece di farci concorrenza fuori, in positivo, spesso i soggetti si fanno concorrenza all'interno, in negativo. Esempio, a volte pure avere un numero di telefono o una selezione di indirizzi può essere un problema o generare sospetti veramente terribili. E vi faccio un esempio concreto. Con Razza Umana Radicali, con Oliviero Toscani, noi abbiamo speso 3.000 euro, abbiamo raccolto 21.000 euro per decisione di Radicali Italiani e sostanzialmente mia, perché volevo dare l'esempio. Ho imposto che si dividesse a metà con il partito e l'invito per tutti era: non è che marciamo divisi per essere colpiti più facilmente divisi, cerchiamo di marciare uniti per colpire uniti, eccetera. E io sono assolutamente convinto che se per razza umana radicali avessi potuto utilizzare per tempo una serie di vecchi indirizzari, eccetera, eccetera, senza stare a fare una navetta di 10 giorni per avere i numeri a 3 giorni dalle... Ecco, no? Vi assicuro, io non è che non ho scritto ai responsabili dei vari soggetti dicendo: non è che per favore mi diresti quali VIP puoi contattare, poi che li contatti,
nessuno aveva più VIP, nessuno aveva più contatti, no, tanto per sapere. Ora, io queste cose al seminario le ho dette esattamente così, anche con un tono leggermente, tra virgolette, più incazzato di questo, perché vedrete il seguito. Maurizio Turco aveva parlato di arcizzazione della galassia radicale. Ho raccolto, diciamo così, lo spunto, ricordando di quando in comitati nazionali di radicali italiani con Danilo Quinto, tesoriere allora anche di radicali italiani, dicevo a Danilo Quinto: caro Danilo, con te stiamo passando dallo stato del partito allo stato nel partito. C'era allora un'operazione che Danilo voleva fare per fare una specie di sede radicale a Piazza dei Navigatori, vicino alla vecchia Fiera di Roma, zona che conosco parecchio bene perché ci sono cresciuto. Era una brillante operazione per la quale, se non ricordo male, avremmo speso una barcata di soldi. Quello della scuola? No, quello proprio dell'edificio radicale. Insomma, avremmo speso una paccata di soldi e dopo 20 anni, se non sbaglio, tutto questo sarebbe tornato in esclusiva proprietà e disponibilità del Comune di Roma, quindi un vero affare, insomma. Cosa. Però mi sono ricollegato a questo, sono andato poi sul 5 per 1000, ma una cosa che ho detto è stata questa e ne sono assolutamente convinto. Penso che dovremmo ristrutturarci, se possibile, in modo da essere totalmente autarchici dal punto di vista economico, finanziario, sia per quanto riguarda i soggetti politici, sia per quanto riguarda i soggetti economici, perché è la condizione per essere completamente liberi. Quindi, anche rispetto alla convenzione della radio, per dire, mi piacerebbe che ci vedessimo per ragionare di un piano B e pure di un piano C. Cioè, nel momento in cui sei cronicamente appeso per le palle alla convenzione, o fai una battaglia politica pure in piazza, dicendo: cari ragazzi, non ci scassate santissimi, noi non è che viviamo di finanziamento pubblico, noi stiamo facendo un'iniziativa politica e noi stiamo assicurando da 40 anni il servizio pubblico che dovreste voi assicurare e non assicurate. Abbiamo creato il servizio, creato la domanda, offerto il servizio, eccetera, eccetera. Sapere che c'è è un problema politico, non è che stiamo facendo l'elemosina. Dopodiché, se non c'è la risposta politica, ci vuole il piano B, cioè come si ristruttura questa roba in modo da andare anche sul mercato, fare una ristrutturazione anche lacrime e sangue, ma continuare ad avere Radio Radicale ed essere liberi. Se ti sembra che queste cose ci partano lontano dalle ragioni di questa riunione, poi vengo su Radicali Italiani, poi se sono fuori tema me lo dite, io smetto, non c'è problema. Questo lo salto, ho quasi finito comunque, poi vengo al noi di oggi. 5 per 1000 ricorre in questi giorni l'anniversario di quando io da solo e per la prima volta ne ho parlato in una riunione che andava in diretta radio ed era il Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Cosa ho detto a Chianciano? Ne ho parlato per un anno e l'ho fatto per primo da solo, per primo offrendo i dati alla conoscenza di tutta l'area attraverso i comitati e le direzioni di Radicali Italiani, perché mi sembrava un punto di particolare importanza. In quel famoso comitato di un anno fa io invitai i miei omologhi degli altri soggetti costituenti del Partito Radicale, soprattutto quelli che hanno il 5 per 1000, a fare una breve relazione che dicesse sempre, che informasse i compagni su come funzionava, quanto raccoglievano un anno, eccetera. Alla fine io ce l'avevo già i dati. Alla fine del comitato, quando ho visto che nessuno aveva risposto, ho detto: benissimo, sono stato il primo a fornire pubblicamente i dati sugli iscritti all'autofinanziamento di tutti i soggetti politici dell'area, sapete che c'è, a questo punto ho pure quelli sul 5 per 1000. Perché? Adesso lo ribadisco il perché. Non è la stessa cosa raccogliere iscritti che votano ai congressi e li decidono e dichiarazioni di 5 per 1000. Non è la stessa cosa vivere di autofinanziamento o di 5 per 1000. Non è la stessa cosa scrivere, come ha fatto l'associazione Coscioni il 3 aprile scorso, che, tra virgolette, puoi sostenerci senza spendere un euro. Perché non è che noi ci possiamo ammazzare per trovare gli iscritti ed essere, eccetera,
E poi capisco la schiena del fondo del barile, ma se poi ti metti a scrivere puoi sostenerci anche senza spendere un euro, io non sto dicendo che altri compagni sono stronzi dei figli di puttana, no, io sto dicendo un'altra cosa, dico che mi pare politicamente sbagliato e quindi serenamente e laicamente vorrei parlarne. Magari poi sono io che mi convinco che invece il 5 per 1000 è cosa buona, giusta e utile e bisogna farlo il più possibile, ma siccome penso di no e siccome gli indirizzari sono gli stessi e siccome poi il messaggio che manda uno passa tra tutti, almeno nel ghetto in cui siamo, mi sembrerebbe utile affrontare questo problema. Essenzialmente perché col 5 per 1000 tu basta che hai un giro di commercialisti, fiscalisti, eccetera, amici, punti tutto sul 5 per 1000 e poi al congresso ti votano il 40 e tessere non ne hai. E il giorno che magari per qualche motivo non hai più il 5 per 1000, voglio vedere andarti a riprendere gli iscritti, l'importanza della tessera, bla bla bla. Ripeto, io mi sono incazzato come una bestia perché da comune iscritto radicale, prima ancora che da tesoriere dei radicali italiani, se un'associazione radicale mi scrive che posso sostenerla senza spendere un euro, tanto qui non ci sono bambini, non va per radio, cioè, posso dire che mi girano Elica? Posso dire che lo trovo una grandissima stronzata? Assolutamente negativa? Ora, penso che questa riunione serva se ci diciamo le cose chiaramente e quindi, scusate, ci ho pensato molto, ma ho pensato che se venivo qui accogliendo l'occasione che ci avete dato, era bene venirci per dire le cose chiaramente, non per distruggere, ma per dirsi chiaramente quali sono le cose che non vanno e provare a superarle, esserne consapevoli e provare a risolverle. Ripeto, sono laico, rifiuto una concezione della cosa radicale per correnti o per bottecuccia che ognuno ci deve avere la sua perché in futuro magari gli porto euro. Queste cose non mi interessano, non le voglio, non... Cioè, se fossimo a questo punto e se contribuissi anch'io a questa impostazione, penso che il finale sarebbe già scritto, non c'è un futuro. Se dico queste cose e se voglio superarle è perché invece voglio che un futuro ci sia, esattamente come voi che avete convocato questa riunione. C'è vita dopo la morte, tocchiamoci anche le palle, ma no, deve essere così, ma per onorare la nostra stessa storia, quella di Marco e prima di lui quella di Ernesto Rossi, di Salvemini, di tutti i nostri padri storici e nomi tutelari che magari citiamo molto, ma che sarebbe anche il caso di ricominciare a leggere un po' di più. Quindi, no, recuperando. La commissione è stata sulla okay. Non ti dico. Va bene. L'ultima cosa l'ho detta proprio su questo. Siccome Marco la sera prima, io sono intervenuto il sabato in tarda mattinata, siccome Marco la sera prima aveva parlato della comunione delle idee che unisce i padri e i figli, eccetera, e mi è piaciuta molto questa cosa, cioè mi ha dato speranza, mi ha dato l'idea di una storia che continua e si rinnova, ho detto quanto segue testuale. Vi anticipo che alla fine mi guardavano come se fossi appena scappato da un manicomio. Citando Marco ho proseguito: questa nostra storia non si eredita, le storie non si ereditano, le storie si vivono o si fanno, che poi è la stessa cosa. Le storie non si ereditano con la roba occupando tutto l'occupabile, le storie non si ereditano facendo un giorno la fondazione Pannella, la storia non si ereditano pensando ognuno di avere la sua bottecuccia o di farsi magari il partito personale e l'autopromozione, eccetera, eccetera. Questa storia la si vive e la si continuerà a vivere facendo vivere prima di tutto le idee. Invece di domandarcelo nel corridoio nel chiuso delle stanze, vorrei che iniziassimo a parlarne con Marco. Vogliamo dirci se pensiamo, se vogliamo e come di far vivere questa storia nella biodegradabilità del soggetto politico, ma per i prossimi anni? Sembra un ossimoro, ma se ci poniamo in una prospettiva di anni, penso che riusciremo a affrontare meglio la prospettiva dei prossimi giorni, settimane e mesi. Scusate se... però io questa roba sento il bisogno di condividerla e di...
Ma anche perché, siccome questa cosa non è molto circolare, alcune di queste cose le dico da almeno 15 anni, prendendomi anche le cazziate nei comitati quando capita, ma non è detto che tanti di voi siano stati così attenti o le abbiano tenute presenti, anche perché spesso dentro casa nostra il senso di responsabilità viene confuso con arrendevolezza o con non essere abbastanza, eccetera. Non è questo. Mai stato per il tanto peggio, tanto meglio, né per le risse da pollaio, e quindi poi io penso, anche perché ho il ruolo che ho, che sia mio assoluto dovere cercare di girare tutto in positivo e di tenere tutto insieme. Dire le cose con chiarezza fa anche parte del potere tenere tutto insieme in modo non ipocrita, ma in modo costruttivo. Questo è un periodo della mia vita che ho bisogno, quando tocco certi argomenti, di mettere i sottotitoli, quindi scusate se ho ripetuto qualcosa di troppo, ma veniamo a noi e qui sarò davvero molto più breve. Allora, voi avete organizzato questa cosa perché avete oggettivamente avvertite delle mancanze e delle necessità a cui è doveroso corrispondere. E i problemi che avete posto sono problemi seri. Vi dico subito che poi io ora alcuni li tradurrò in un altro modo e altri magari tenderò a considerarli più di seconda fila o alcune soluzioni che sono state prospettate come la scorciatoia che dicevo all'inizio. In buonissima fede, nobile, sincera, ma rapidamente poi la coperta sarebbe coperta. Allora, io tra l'altro ho letto anche il vostro documento sulle associazioni e vi dico subito: consolidare l'iniziativa sul territorio, punto primo, visto che avete mandato una lettera a me, a Staterini e a Viale, e allora pensavo che poteva essere una buona occasione quella di rispondervi. Primo punto, consolidare, voi li avete chiamati i movimenti territoriali, immagino le azioni, le associazioni, i punti di riferimento, eccetera, e stimolare la nascita di nuovi. Primo punto, accolto, assolutamente d'accordo, ed è una delle fonti per me quasi inesauribili di frustrazione, tra poco vi dirò perché. Rapporto con le associazioni, d'accordo, avete ragione, poi vi dico anche come mai non ci si riesce, ma... Congressi e assemblee regionali per raccordare, eccetera, arriviamo sulla parte che mi rende più dubbioso, come anche il famoso coordinamento, ma vi dico perché. Delegato delle associazioni che abbia più tempo, anche questo. Riformiamo i regolamenti congressuali. Però io non sono d'accordo sul fatto che perché rappresentante di un'associazione ci sia un delegato dell'associazione che in congresso abbia più tempo per intervenire rispetto agli altri iscritti. Ve lo dico sinceramente, non... Mentre invece, se la commissione statuto, che sabato prossimo avrà un'importante riunione, rivedrà l'articolazione, la composizione e il modo di funzionare del comitato secondo alcune idee che ci sono, ma non ve le anticipo perché sarebbe scorretto da parte mia, perché sono solo uno dei tre coordinatori e perché dobbiamo ancora fare una riunione, la riunione di una giornata intera sabato che tirerà le somme, quindi sarei veramente scorretto se vi dessi già una linea di tendenza, eccetera. Però vi dico che su questo si è molto discusso e riflettuto e vediamo se tutto questo sabato prende una forma convincente che poi sarà discussa dal Comitato Nazionale. L'idea è che potrebbe essere più quella invece la sede dove dare molto più peso a delle ripensate e ristrutturate e rifondate associazioni di quanto non ne abbiano avuto finora. Però vabbè, ora poi avremo il comitato anche per parlarne, eccetera. Il tempo di intervento dei dirigenti è una vecchia diatriba. Più che quello, secondo me, dovremmo intervenire in modo molto più concreto sull'ordine dei lavori del congresso, sugli spazi per gli ospiti, eccetera.
Dopodiché, senza fare cose troppo draconiane, penso che qualcosa di più si possa fare anche su questo, però su questo io vi invito anche a scrivere il vostro, tra virgolette, regolamento e a mandarcelo. Cioè, sapete che anche quando coordinavo le associazioni, la mia impostazione è sempre stata molto chi propone fa e chi fa ha spazio. Da coordinatore delle associazioni non ho mai fatto figli e figliastri, i miei amici e quelli che mi stavano sulle palle, no, anzi, con quelli che mi stavano sulle palle ero ancora più attento, perché potevo rischiare di fare una scorrettezza anche mio malgrado, eccetera, e quindi proprio con quelli cercavo di stare un attimo più attento e più eccetera. Quindi penso che le associazioni debbano essere trattate tutte assolutamente nella stessa maniera, eccetera. Veniamo al vostro coordinamento. Io ci vedo una scorciatoia e una preoccupazione. La scorciatoia è pensare che col coordinamento, con la C maiuscola, si risolvano chissà quali problemi. Il problema non è il coordinamento, i problemi sono altri due: la linea politica e le iniziative. Quindi, se io vi dico, quello che serve non è il coordinamento regionale con la C maiuscola, ve lo dico umilmente, da semplice iscritto, non è il tesoriere che parla come se fossi qua in nome per conto proprio, eccetera. Vi dico come la penso da iscritto e da militante, da quando e per 10 anni ho fatto tavoli su tavoli senza avere mezzo incarico, mezzo privilegio, cioè proprio davvero. C'è bisogno del coordinamento sulla C minuscola, e cioè, questa iniziativa è valida, ci piace, ci convince? Benissimo, il coordinamento è come ci organizziamo tra associazioni e punti di riferimento per andare ciascuno nella sua città contattando, seguendo lo stesso schema, cioè contattiamo queste associazioni di imprenditore, contattiamo l'AFI, contattiamo Confindustria, ma anche per farsi dire di no. Noi lo sappiamo che in politica i no possono essere importanti come i sì, e quindi si va da tutti, pure da quelli che le affamano le PMI, perché se poi mi firmi l'appello, il tuo piccolo imprenditore che è iscritto a Confindustria con la sua associazione di piccoli imprenditori dice: scusa, questa cosa l'hai firmata, che fai? Dove vai? Perché poi fai la passerella? E non... Infatti, se quella cosa l'avete letta, il passaggio sulle ruote kermesse imprenditoriali è una botta in testa a Confindustria, dove fanno la passerella e poi c'è l'oligarchia degli imprenditori, quelli che trattano con i governi perché controllano le clientele, le tangenti e i voti, per capirci. Non faccio nomi di aziende in particolare, quindi possiamo dire, no, che ecco, sicuramente nessuno di coloro che ci ascoltano, ma altri magari sì, felici di essere smentiti, bla bla, però l'Italia funziona così, ve ne dico un'altra. Prima volta che ho organizzato il congresso dei radicali italiani da tesoriere, io ho contattato una quindicina di strutture con un budget per le sale che era di 8.000 euro. Sapete che mi dicevano, me l'hanno detto almeno in 4 o 5 di questi? Ho detto: scusi Lucia, cosa possiamo fare per lei perché poi lei scelga il nostro preventivo? Ah. E io gli rispondevo: guarda, è semplicissimo, il preventivo più basso me l'ha fatto Pinco Pallo di Crocefieschi, fatemi un preventivo più basso e veniamo da voi. Però per capire, cioè, se questi ti offrono il regalino su un budget di 8.000 euro, dici: ragazzi, il nostro paese è morto, è finito, giuro, 8.000 euro che tanto paghiamo le sale, cosa possiamo fare per lei perché scelga 8.000 euro? Mi viene quasi voglia di dire che stavo al telefono, sono 100 lire, tieni, cioè, no, vi ricordate Bettino, vuoi pure queste? No, vabbè, forse chi non è romano, però il coro davanti a Rafael era: vuoi pure queste, Bettino, vuoi pure queste. Con... Quindi, secondo me, invece, i segretari delle associazioni della Toscana e dell'Umbria, punti di riferimento, si possono e si devono vedere e sentire. Io al posto loro farei questo. E ragazzi,
tra le iniziative che ci stanno in campo, due cose. Ci sono cose che Roma, tra virgolette, non sta facendo e che però possiamo promuovere noi, di modo che magari a Roma qualcuno si sveglia e poi si fa in tutta Italia? C'è, ok. Organizziamocela, diciamogli che la facciamo, prendiamo e partiamo. Stesso discorso, tra le iniziative nazionali, visto che qua funzionari di partito non ce ne stanno, burocrati di partito non ce ne stanno, nessuno di voi prende un soldo da Torre Argentina, eccetera, siete liberi, c'è della tessera, siete liberi. E questa è la cosa ancora meravigliosa, tra altre che pure ce ne sono buone o molto buone o addirittura ottime nel nostro movimento. Nessuno vi può dire nulla. Allora, c'è tra le iniziative nazionali una cosa che va, una cosa che proprio ci convince, è quello che serve? Benissimo, allora, come ci muoviamo? In che primo i tempi, secondo gli strumenti, da chi andiamo, come ci andiamo, cosa scriviamo e che gli diciamo? Puntando a che cosa? Guardate, ce l'ho qui e faccio l'esempio dell'appello PMI, ok? Facciamo Padova 2 e vediamo se ci riportano Bonino, Pannella, Beltrandi, eccetera, ma noi però portiamo il Bortolussi della Toscana, le imprese che resistono della Toscana, cioè io e gli altri vi diamo tutti i numeri, li mettiamo in contatto con loro, cioè i rapporti ve li portate avanti voi, perché come quando abbiamo fatto il referendum del 2004, voi siete dirigenti politici, voi dovete farla l'interlocuzione politica con i responsabili degli altri partiti, con gli eletti nelle istituzioni. Quando io e Alessandro coordinavamo le associazioni, in particolare sul referendum fecondazione assistita, noi non abbiamo mai fatto i papà o le mamme di nessuno, noi semmai dicevamo, oh guarda che puoi farlo tu, no? A chi magari non l'aveva mai fatto eccetera, puoi farlo tu, dove sta scritto che lo fai peggio di noi? Magari lo sei meglio di noi, fallo tu, crea rapporti politici, tanto è vero che la rosa del pugno si è fatta sopra quella campagna referendaria, perché avevamo stabilito il rapporto con i consiglieri dello SDI, perché ero andato complice Bordin, mi ero infiltrato come inviato di Radio Radicale in una conferenza stampa di Bertinotti e gli ho fatto venire i sudori freddi, eccetera, mi ha dovuto dire sì alle postazioni permanenti, alle feste di rifondazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma cose che se le fate voi vi divertite anche di più, insomma, no? Ok? E poi capire come, e poi i rapporti con la stampa locale, a quel punto. Cioè, non è che voi lo sapete sempre, tutte le volte che sono andato in giro per associazioni e venivano i giornalisti, ho sempre detto no, la fa lui la cosa. Io forse in 15 anni ne avrò fatta una o due di televisione locale qua. Ma ho sempre detto no, voi state qui tutto l'anno, siete voi che dovete andare su Teleponte a Pioppio, cioè, o anche su Rai Regione. E no, questo solo per dirvi come la penso e come vedo. Cioè io penso che le associazioni e i punti di riferimento siano vitali. Cioè, vi faccio un esempio, conciati come siamo, noi non siamo in grado di raccogliere le firme per le politiche. E allora, in questa situazione, è semplice, non siamo liberi di dire al PD o chiunque altro vai a farti bip. Non siamo liberi di fare. E siamo presi per i santissimi. Semplice. Se poi fossero particolarmente gli ho detto benissimo, vi diamo il collegamento alla lista e non vediamo le firme, raccoglietevele e fine della trasmissione. Cioè in questo momento se ci vogliono ammazzare, è per questo che il mio più grande rimpianto di questi 4 anni di tesoreria è di non essere riuscito a fare capire eccetera 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 che se su una cosa dovevamo investire era il coordinamento delle associazioni che andava fatto come lo facevamo all'epoca io e Massari, cioè da 2 o 3 persone che non è che lo fanno a tempo perso mentre hanno altro da fare, io e Alessandro facevamo solo quello. Poi miracolosamente sono riuscito a farmi anche in quegli anni un paio di libri eccetera, ma perché essendo in due con la fiducia totale l'uno nell'altro, quando uno aveva più casini
o aveva un'intuizione che era utile per il bene comune portare a dama, l'altro gli parava le chiappe e faceva pure una parte del suo lavoro. E per esempio in quegli anni Terminale è funzionata così, banalmente, ma come spero che possa funzionare tra di voi e che possa funzionare tra tantissimi altri compagni. Compagni vuol dire che ti aiuti, non avendo nulla da dividerci di beni, no? Infatti l'illusione di ereditare la nostra storia perché ti fai trovare più pronto il malaugurato e spero lontanissimo giorno che saremo tra virgolette soli e ci capiamo tutti cosa intendo, non si va da nessuna parte, non è così, non funzionerà. E o ci ragioniamo adesso con Marco o ci si berranno a tutti quanti. Nessuno si salva da solo. E sto parlando a Torre Argentina, non a voi. Nessuno si salva da solo. Allora, e chiudo davvero perché sono stato lunghissimo, io vi suggerirei coordinamento proprio aburocratico, con la C minuscola, ma tanto efficiente, tanto efficace. Scegliete le iniziative. Quella regionale, se ritenete che sia utile mettere anche qui, avete parlato di legge elettorale regionale, mica una cattiva idea, ma possono venirvene altre mille. Magari unite la cosa nazionale e una cosa regionale. Ragazzi, il bilancio dei radicali italiani l'anno scorso è stato di 257.000 euro, e con quello abbiamo fatto tutto. Stipendi, ve lo dico, io sto a 2-3,50 netti, Staterini a 3.000, abbiamo un altro collaboratore a 1.200, un altro a 800 e poi qualche collaborazione occasionale, però a partita IVA a 200 euro, 250, da ridere, ok? Non so più che cazzo di altro tagliare. Dite, vabbè, ma tu e Staterini... togliete che non avrò mai una pensione come credo quasi tutti e quindi ho 300 euro da pagare al mese di RAS, di pensione integrativa eccetera, e altre cose, e anche lì sono un privilegiato, ma non è che insomma, cioè andate a vedere gli stipendi di qualcun altro e avrete, ok? Dopodiché non mi lamento perché rispetto al 90% delle persone è fantascienza, però insomma sì, ci possiamo pure tagliare qualcos'altro, per dire, anche fisicamente intendo, però tra l'altro era venuta fuori, cioè è così che cambiamo, scusa, finisci l'interruzione. Abbiamo parlato anche della possibilità di dire, azzerare completamente il movimento, anche quel popolo niente di diciamo soldi dati alle cariche istituzionali del partito, sì, ma non per... Lì c'è un problema di tempo pieno, però. Assolutamente, ma io tra l'altro io non ero personalmente d'accordo, ma proprio probabilmente come possibilità di realizzare utopisticamente, secondo me, quella cosa di totale non collegamento tra... Io lo capisco questo. Il problema è poi cercare di far funzionare la macchina, e ti dico, un minimo di stato, noi ci possiamo anche permettere questo perché ci sono i pacchetti e con i pacchetti paghiamo le spese comuni, però tu non è che puoi tenere un call center gratuito, non è che puoi tenere un'amministrazione gratuita, eccetera. Io spero che un giorno potremo arrivare a un'organizzazione che non abbia bisogno di retribuire una parte del gruppo dirigente, me lo auguro anche, però stiamo attenti a non fare pure il grillo della situazione, no, cioè, no, assolutamente, guarda, cioè, a non ribaltare l'ordine delle priorità, perché non è risparmiando quei quattro soldi che... No, quello che secondo me... In passato abbiamo avuto segretari che prendevano 5.350 euro netti, per capirci, e mi inventai il dimezzamento apposta per questo, tra l'altro, e ti dico di più, no? E mi inventai il dimezzamento,
e mi inventai il dimezzamento per non dimezzare lo stipendio a chi prendeva 1.200 o 1.800. Cioè, dissi agli altri, dimezziamoci noi e chi già prende poco come fa a campare? E cioè, quindi, comunque, su questo discorso assolutamente, però vieni qui così ti sentono. Giulia Simi. Ah no, ma veloce, era una battuta. No. Allora, io penso di essere d'accordo con Michele, anche perché chiaramente non come è stato nel passato, che non sappiamo benissimo che tanta gente prendeva soldi che non si sapeva che cosa faceva a tutta l'Argentina, però anche perché confermi, però la cosa fondamentale, perché è molto pericoloso dire tutto gratis, alla fine chi non se lo può permettere di lavorare gratis a questo punto, cioè, allora dobbiamo avere un segretario ricco e non è detto che sia più bravo, ho detto che era ricco, sono pensionato, no, così c'è. Qui nessuno lo pensa, è una cazzata, ma è una No, ok. L'unica cosa che poteva avere. Siccome negli anni torna fuori, sì, invece siamo qui per dirci tutto. Quindi sì, se mai una domanda ce l'avrei, che c'è un pochino qui, ma spara. E la chiedo anche sommessamente. Ma viene la direttiva. Non è sulla dottora, ma il referendum. Allora, se non rispondo a qualcosa, fate come ha fatto Angelo, ditemelo. Perché c'è un pochino di... Qui ho preso un po' di appunti. Un bel po' di appunti. Anzi, vediamo cosa mi sto scordando. Vabbè, comunque, l'avete capita quella che è l'impostazione complessiva che volevo dare nel intratto. Qui mi ero appuntato alcune cose. Vediamo un attimo. Revisione dello statuto, l'ho detto. Problema di iniziativa politica di fronte priorità di iniziativa, l'ho detto, coordinamento e organizzazione, l'ho detto. Gli strumenti, e qui vengono le ragioni. La coperta, anno dopo anno, scusate, mi prendo un goccio d'acqua perché... Sì, anzi, scusate che non te lo... Anno dopo anno... Penso che non... La coperta in fitta. No, ma è mica... Siamo radicali, ragazzi, mica... Non credo di potermi prendere niente, bevendo da un bicchiere usato niente di che io non abbia già. Tranquillo. La mononucleosi l'ho fatta. Ah, ecco. Nel 95 è stato terribile. Ero pieno di bitorsoli da tutte le parti. Diciamo, referendum, ma questo ci porta a un discorso più generale. Perché la coperta dell'organizzazione del soggetto politico radicale è sempre più corta? Non soltanto perché noi non siamo adeguati, bla bla bla, o perché la galassia, ho già detto chiaramente cosa penso, ne parlo da 15 anni, non ho ancora ascoltato un argomento che mi convincesse che sto sbagliando, né in questi 15 anni ho visto nulla che mi abbia fatto tornare sui miei passi, insomma. Detto questo, il partito degli anni 70, 80 e 90, soprattutto la prima metà dei 90, era un partito che, facendo una campagna referendaria un anno sì, uno no, un anno sì e due no, davvero poteva permettersi di non avere struttura, cioè, perché la struttura, davvero le sedie erano tavoli, come abbiamo imparato dai testi sacri, eccetera. E soprattutto quei tavoli ti garantivano ogni anno il ricambio dei militanti. Ce n'era uno che preferiva andare per altri liti, o che capiva che non c'era trippa per gatti, voleva fare carriera e quindi andava da un'altra parte, oppure semplicemente si stancava o non ci credeva più. E per uno che andava via ne trovavi altri due. I club pannella, infatti, fino al 97 hanno funzionato in un modo formidabile. Noi dal 91 al 97 abbiamo fatto delle cose pazzesche con i club, raccolto decine di milioni di firme, autenticato eccetera, cioè, delle cose incredibili. Quando lo strumento referendario è divenuto impraticabile, noi ci siamo trovati senza la struttura tradizionale, ma senza nemmeno
senza nemmeno lo strumento che ti faceva avere il ricambio della militanza. E non solo il ricambio della militanza, anche l'interlocuzione politica a cui accennavo prima. Sì, ma infatti, secondo me, la riflessione, scusa, sì, proprio, se lo strumento, cioè se cambia la realtà, cambia la realtà, secondo me, lo strumento deve cambiare costantemente. Ma c'è da dire però che la realtà è cambiata perché? Non perché agli italiani non piace più la Coca-Cola o non piace di per se stessi, di per più il referendum, di separato italiano, il referendum, ma perché è diventato impraticabile via astensione e Corte Costituzionale. Allora qui si riporrebbe e si ripone tutto il discorso dell'analisi pandeliana del regime, eccetera, eccetera, che secondo me è più che mai valida e attuale. Anzi, noi ne stiamo vedendo le conseguenze, se volete, più gravi, più estreme, più dure, più difficili. Proprio per questo io dico che la galassia è un lusso, che bla bla. Cioè, io non sono per cambiare le nostre antiche e ottime regole e abitudini, sono per razionalizzare questa una specie di marmellata e fare fronte comune e eliminare alcune delle cause di divisione, concorrenza tra poveracci, se può dire, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Il discorso che faceva Andrea sui club, per esempio, è una cosa che mi suonicchia mica poco. Dopodiché, noi abbiamo dentro casa una serie di tesori anche, e cioè, non è perché è qui, ma, esempio, iniziativa promossa da Giulia sull'abolizione del valore legale, è una cosa che ogni associazione, gruppi di punti di riferimento, eccetera, può prendere e andare all'università nei giorni delle sessioni di esami o delle lezioni, eccetera, producendosi il ciclo stilato e mettendoci la cosa, dobbiamo fare gli altri volantini, vuoi dare un contributo, chiama qui, scrivi qui, versa qui. E lo so che io che vi mando che non vi posso mandare manco 2000 euro? Cioè, capito il discorso qual è? C'è lunedì e martedì da fare, ora questo era solo per tavola, e infatti era da rifare un volantino da tavolo dicendo a Miai di farlo che venga bene anche in bianco, anche stampato in bianco e nero, visto che non è che in un caso su 2000 te lo stampi a colori, no? Quindi con i soldi, con un costo molto più alto, eccetera, una cosa che venga bene pure in bianco e nero e che bla bla. Però la cosa di Giulia, con tutte le facoltà distaccate, le sedi, le microsedi, eccetera, quella è una cosa. Vi accorgerete che molto spesso c'è un'unione incredibile tra gli studenti di ultrasinistra e i baroni. Abbiamo fatto con Massari una cosa che ci siamo divertiti come pazzi a Salerno, con Ale che mi teneva e diceva: no, ci sono già gli schizzi di sangue sui muri, ti prego, calmati, fermo. Così stavo spiegando a questi poveri ragazzi: il più barone dei baroni non può che essere felice di quello che state dicendo, perché voi difendete i baroni. Però ecco, lì roba buona potete trovarla. Questo lavoro di Valerio Federico e di Andrea Granata sugli enti locali. Chi c'era di voi alla riunione che abbiamo fatto sul progetto enti locali? Che è una cosa che abbiamo pensato e concepito proprio per dare alle associazioni radicali uno strumento, un canale, un filone di iniziativa per farlo sul loro territorio, quindi l'inchiesta su partecipate ai conflitti di interesse municipalizzate, bilancio del comune, eccetera, 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 e riforma degli enti locali. Perché noi alle amministrative andiamo male? Perché non è che ti puoi presentare alle amministrative quando ti presenti ogni 5 anni dicendo cose che non solo non c'entrano un tubo con quella realtà, ma che almeno nel 2000 ci eravamo presentati con una cosa sugli statuti regionali. No, però non funziona se no. Anzi, se viene il partito a dire cose nazionali, a volte può essere pure peggio da un punto di vista del risultato, vedi, visto.
Con la taglia poi, ovviamente, no? No, guarda, io l'ho detto a Marco, ho detto, Marco, se mi arrivasse a casa questo volantone con il programma della lista verde a Pistoia, io non ti dico semplicemente che non la voto, farei una lista contro. Così l'ho detto, mi ha dato, tanto lo sa già, e quindi... Vabbè, qual era il tuo problema? Il mio problema è appunto che si fa questi referendum. Ancora non si sa. E ora ci arrivo. Poi l'altra cosa che volevo dire, prima che tu continui, sì, è che... Al microfono, microfono. Ah, sì, scusami. Sì, che affinché magari nella parte finale rimanga anche un po' di tempo per tirare anche noi un po' la somma da questo... Ti chiedo, sì. Ah, sì, perché io ho la macchina che mi finisce. Sì, no, così scusate, che comunque un altro giro. Cosa avete capito? Ma alla, sì, sì, no, ma la luce è proprio anche le cose che tu dici che sono importanti, è bene anche che noi ci ridiciamo prima di mandare via qualcosa, secondo me. Sennò... Allora, chiudo sul referendum, così rispondo a lui. Allora, c'è questo tentativo sui referendum, Roma si muove e vediamo se riusciamo. L'ipotesi di pacchetto d'autunno è ancora piuttosto vaga e piuttosto nebulosa. Io non... come lo posso dire? È poco probabile. Allora, diciamo così, io mi rendo conto di cosa voglia dire fare una campagna referendaria, specie se si tratta di 10 quesiti. Non sono sicuro che tutti se ne stiano rendendo conto, diciamo. Perché 10 quesiti? Per dire 10 o 20 o 5 o 2, eccetera, però l'orientamento è quello di un pacchetto articolato, eccetera, eccetera. Personalmente posso dire che sono anche disponibile a farla sapendo che non ce la farò, se so che i quesiti sono tali da e che bla bla, che tu comunque semini e un anno dopo ci riprovi. Ma inizi un percorso come le prime, credo, due campagne referendarie negli anni 70 che fallirono. Avevano quesiti della Madonna, fallirono, ma le basi per il grande partito radicale della seconda metà degli anni 70 poi e dei primi anni 80 si sono messe lì. Cioè, perché tu avevi una visione, avevi un percorso, un'aspettativa di 20 anni, eccetera, un progetto, bla bla, e quindi ci hai costruito sopra. Quindi è ancora in progress. Io dico che sono d'accordissimo sull'ipotesi di campagna referendaria di autunno, sono stato anche a cena con Mario 2 giorni fa, 2 sere fa, proprio per parlarne con più calma e più, diciamo così, distesi davanti a un buon bicchiere. In estate faremo sicuramente un grosso lavoro per quanto riguarda i quesiti. L'ultima cosa, ecco, l'ultimissima risposta che dovevo, rosa nel pugno, fiugge, eccetera, è questa. Qui cito un altro amico e un altro grande radicale, secondo me, della generazione nostra, che è Daniele Bertolini. E lui ha detto in un comitato di 3 anni fa, più o meno, una cosa che rispecchia totalmente anche il mio pensiero. Disse che una volta, a volte pare che noi ci occupiamo di diritti civili più perché non siamo più capaci di occuparci di nient'altro, e quindi è la cosa più facile, che non perché sia davvero una priorità. Figuriamoci se non sono per la libertà, cioè io sono per la cancellazione del Vaticano, ok? Cioè per me, d'accordo, sono a scavalco a destra e a sinistra qualunque altro clericale, e anche anticlericale, sopra e sotto, cioè per me sono il male del mondo, eccetera, così anche questo lo useranno, ma va benissimo. Daniele ha ragione, noi abbiamo tutto il filone, peste lombarda, stiamo facendo la peste ligure e potreste fare con Valerio e gli altri la peste toscana, c'è tutto il discorso enti locali, municipalizzate, banche, conflitti di interesse, partecipazioni, scatole cinesi. C'è tutto il filone imprese, eccetera. Non mi ricordo chi l'aveva detto, ma guardate che qui il problema delle PMI in questa iniziativa è posto anche come un problema di legalità. Leggetevele i testi di illustrazione delle proposte di legge.
perché lì ci stanno pure tutti i dati sulla giustizia, sui tempi dei processi e su perché non si viene a investire in Italia con tutti i dati eccetera. E la risposta a Padova è stata favolosa, ce lo siamo organizzato in tre sto convegno e devo dire, vi assicuro, vale la pena di andare avanti. Vabbè, basta, scusatemi tanto, sentivo l'urgenza, mi sono rilassato perché non c'erano altri iscritti a parlare. No, sono io che ringrazio. Appunto, no, io vorrei sentire di nuovo altri di voi, ecco, Eugenio Mascagni che si è iscritto, e se si vuole iscrivere qualcun altro ovviamente benvenuto. Dopo magari anche io dirò due parole. Beh, innanzitutto ricordo che non abbiamo raccogliere per la sala 8.000 euro, ma c'è una raccolta contributi per la sala in fondo appunto alla sala. Sono il tesoriere appunto dell'associazione. Qualcuno ci è andato via senza lasciare l'opera. Allora, per quanto vado a ritroso dagli ultimi argomenti, il referendum è sicuramente stato la struttura, anche quindi le sedi che sono stati i tavoli. C'è anche da dire che oltre a quello è stato anche un mezzo di diciamo, reclutamento della militanza, quello è il problema, cioè è stato accennato sì, però non è solo il problema di avere l'organizzazione, il problema di avere energie nuove, persone nuove, quello è stata, quindi se cambia, come giustamente diceva Giusi, cambia il contesto e quindi uno magari trova una nuova forma organizzativa, il problema è qui come trovare anche nuove energie o mantenere le energie che ci sono. E infatti una cosa che mi ha lasciato molto perplesso, ma le avvisaglie si erano viste nella raccolta firme delle regionali, quando inspiegabilmente eravamo in testa alla classifica della raccolta firme in Toscana, ma anche rispetto ad altre province, dico ma che cosa stanno facendo le altre province? Poi i fiorentini che sono tanti sono riusciti a recuperare velocemente, ma delle province scarsissime, e la conferma c'è stata dalle telefonate che ci ha riportato Angelo, che ha fatto, dove effettivamente io sono rimasto piuttosto amareggiato, dove città come Pisa, Livorno, Pistoia, dove c'è Lucca, dove c'è sempre stata grande attività, anche superiore a quella che abbiamo sempre cercato, il cui contributo abbiamo portato anche noi, praticamente sembrano azzerate, fatte da persone mie, infatti qui non ci sono. Peccato che è andato via Paolo Casalini, il direttore di Informarezzo, questa è un'esperienza molto importante qui in città che, come dire, porta via tantissimo tempo a Paolo, e è un'esperienza al momento fatta gratuitamente, è un organo di informazione che si è messo in contrapposizione agli organi di informazione che ci hanno sempre censurato, un organo web quindi i cui mezzi materiali sono rispetto a giornali ridotti, ma che quindi ha funzionato benissimo, perché poi è riuscito anche forse a fare una breccia sia nel paludamento dell'informazione che è locale, ma penso un po' da tutte le parti. E dunque mi dispiace che sia andato via, perché mi è piaciuto di De Lucia la sottolineatura che la storia non si eredita, ma la storia la si fa, la si vive. Siccome Paolo nelle nostre discussioni, quando facciamo le riunioni, invece mi sembra che abbia un po' questa idea, forse non ce l'ha solo lui, questa è la preoccupazione più grande, è che ci sia una storia radicale che sta lì e vede gli elettori come un pacchetto pronto lì che aspettano solamente un rappresentante che le porta. Non è così, la storia va vissuta, come diceva De Lucia, la storia va vissuta, va portata avanti, non c'è nulla da ereditare, ma ha detto sotto questo punto di vista meglio di me Michele. L'altra cosa sempre riguarda l'intervento di Paolo Casalini, è che io, per quello che mi riguarda, io sono sempre stato attratto dalla politica radicale, perché poneva innanzitutto la questione del diritto, del rispetto della legge, quindi
non ho capito bene l'intervento di Paolo, sembra quasi che ci occupiamo d'altro, mentre secondo me la barra al centro è sempre stata determinata dalla visione del rispetto delle regole, della legge, della democrazia, e magari non siamo stati in grado, non siamo più in grado di trovare gli strumenti perché riusciamo noi a cambiare qualcosa. Qualcuno è intervenuto e ha detto, sì, forse è Maori, che non riusciamo più a cambiare anche di un millimetro al giorno nella direzione giusta, non troviamo gli strumenti, la situazione, ma che, come dire, l'obiettivo sia sempre stato quello del diritto, del rispetto della legge, dello Stato di diritto, per me è indubbio, ed è quello probabilmente è stato il motivo che mi ha portato a frequentare, a militare nell'ambiente radicale. Quindi sinceramente l'intervento di Paolo non l'ho capito. Per quanto riguarda l'organizzazione, prima volevo dire che nel documento che noi abbiamo inviato, nella lettera che noi abbiamo, lettera aperta che abbiamo inviato, a me sarebbe piaciuto anche inserire, come dire, un argomento aperto che è stato qui ripreso, cioè quello dell'azzeramento totale, non la richiesta di azzeramento totale, ma di discutere anche di questa possibilità. E qualcuno qui l'ha liquidato a un certo punto dicendo che era una stronzata. No, non è una stronzata. A me viene in mente l'inizio dei club Pannella, tessera di qualche migliaio, non di euro, ma di lire, nessuno stipendiato, e quindi la proposta che è stata fatta nella nostra riunione settimanale quindicinale di partire da tessere base, da azzeramento degli stipendiati, a cui io ho anche aggiunto azzeramento per azzeramento di missione dei parlamentari, quindi il fatto di ripartire da zero, quella che era stata un po' l'esperienza iniziale dei club Pannella. Io mi ricordo di essere andata a una manifestazione sotto la RAI nei primi anni 90, dove si raccoglievano le prime, diciamo, no tessere, ma insomma adesioni ai club Pannella, mi sembra che erano 1000 lire, 2000 lire, non mi ricordo più, comunque ecco, era un punto di partenza. Quindi un socio 1000 lire e poi l'iscrizione esatto. Di 72. Quello però è venuto dopo, all'inizio c'era solo la tessera ai 1000 lire, ed è quello, come dire, quello è stato, diciamo, l'esempio portato, secondo me, quello di considerare, prendere in considerazione anche la totale, come il reset, andare giù nel computer, premere il reset e ricominciare. Ecco, quello poteva essere, quindi fino alla dimissione dei parlamentari. Vero è che poi a una riflessione successiva ho anche pensato, forse perché ho visto Berlusconi che non so cosa vuole rifare da zero, sembra potrebbe essere anche quella di volersi rifare una verginità di cui noi non abbiamo bisogno, ecco, quindi c'è anche quel pericolo lì, cioè dover far vedere sulla scia quelle tue accennate a Grillo, eccetera eccetera, dice no, forse non va bene nemmeno quella strada, perché non è che noi dobbiamo ora ripartire a zero perché dobbiamo fare vedere chissà quale verginità. Quindi che ci fosse anche questa possibilità da dibattere, va bene, e quindi non la considero una stronzata, però ecco, vediamo i pro e i contro e troviamo la via giusta. Per l'aspetto del coordinamento, sì, capisco i tuoi dubbi, che sono anche i miei. Spesso nelle nostre discussioni io ho sempre percepito quest'idea come un qualcosa di che dovesse calare dall'alto, una struttura, quello che poi dopo discutendo è venuto fuori, dice, magari si chiede a livello nazionale di dare una mano, come hai fatto tu per esempio venendo qua e quindi sapendo che venivi qui, quindi aiutare le varie occasioni, quindi per le associazioni, per costituirle in zone dove non ci sono, per rafforzare dove ci sono, quindi un aiuto di sicuro. Sicuramente, come hai detto tu, ci vuole l'iniziativa prima ancora. Posso dire una cosa? Dai. Sono un esempio e una preoccupazione. I compagni di Torino fanno un lavoro formidabile, eccetera. La mia impressione è che i compagni dell'associazione Aglietta, man mano che sono passati gli anni, che il fatto che ci fosse a Torino il coordinamento abbia man mano deresponsabilizzato e un po' svuotato tutte le altre province. Per questo dico, coordinatevi, ma in modo tale che ci siano energie che crescono, non una deresponsabilizzazione reciproca per cui
ci tenevo a precisare questa cosa, perché altrimenti noi non ci dobbiamo afflosciare, ci dobbiamo invece, e quindi ognuno deve avere molte cose da fare. Ok, grazie. Poi chiaramente decidete voi, non è che... Di sicuro, come dire, le due cose vanno insieme. Se da una parte c'è l'iniziativa, quindi la cosa su cui muoversi, l'oggetto, la battaglia politica, e dall'altra c'è un organizzarsi in qualche modo per... cioè le due cose secondo me vanno insieme. Se manca una, manca anche l'altra e viceversa. Cioè non si può fare solo un coordinamento senza avere un'iniziativa su cui lavorare. Magari tante volte non parte l'iniziativa perché non c'è... cioè, anche a livello cittadino tante volte si fanno le cose perché comunque noi ci ritroviamo e magari per un altro motivo, o anche solo perché una sera abbiamo deciso che la sera si fa la riunione e non c'era uno stretto ordine del giorno, però poi a uno viene lì con un'idea e parte l'iniziativa. Se non c'è nulla, magari l'iniziativa non parte, viceversa magari ci si può vedere e ritrovarci e organizzarsi chissà quale organizzazione senza poi aver nulla da portare avanti. Ho finito. Angelo, volevi intervenire? Ti faccio un intervento brevissimo perché gli interventi lunghi non voglio. Toccato. Ecco, no, ma mi rompe anche a me farli perché odio che non parla molto, è una cosa noiosissima. Allora, parto da quello che ha detto un'ultima considerazione, Eugenio, che è giustissimo, prima ha detto un sacco di cose che non sono d'accordo, però... non me ne frega niente. Questa qui è la cosa giusta che ha detto, cioè quella che se non creiamo le occasioni, se non facciamo le occasioni per le quali ci comunichiamo, e non esiste queste sinapsi, così, non esiste comunicazione tra noi, non verrà fuori assolutamente nulla. Io vorrei rassicurare Michele, perché nella nostra volontà di incontrarci o comunque sia creare qualcosa, che ci potesse un pochino raccordare, non c'è quello di fare un coordinamento con la C maiuscola, con il coordinatore e queste robe che si sentono in giro, che è una cosa che mi fa ridere completamente, insomma, è una cosa che trovo disgustosa. Il coordinamento deve essere per le idee, un coordinamento di idee, e basato sul fatto che abbiamo una vicinanza chilometrica che può essere utile per tutte le associazioni per poterci proporre per argomenti precisi. Allora mi è piaciuto tanto Zegoli quando ha detto prima: creiamo questo gruppo di lavoro, chiamiamolo così, questo gruppo di lavoro che identifichi, individui praticamente delle iniziative, giusto? Che noi possiamo portare avanti collegialmente, e sicuramente avrebbero un'altra forza, un'altra dimensione che se le portassimo avanti singolarmente. Quindi un coordinamento di idee, chiamiamolo così, e questo è fantastico secondo me. Quindi io direi non di essere pratico, a me piace essere pratico, e quindi usciamo di qui con questa idea di voler creare appunto questo gruppo di lavoro e mettiamoci insieme. Io non lo so come potremmo fare praticamente, lasciamoci le email, lasciamoci i telefoni, organizziamo una specie di forum anche su internet che non sia quella mailing list dei radicali toscani che prima ho bollato, siccome sono un gran fan dei supereroi. Te puoi avere anche la maglietta di Superman, essere Superman, ma lì c'è la gente con la criptonite, e la gente con la criptonite di... cioè puoi essere anche Superman, arriva lì, tac, ho la criptonite, è finito tutto. Quindi andiamo avanti e facciamoci un forumino, qualcosa che serva semplicemente anche per coordinarsi per le idee, un gruppo di lavoro di idee. E io scommetto che le 4, 5, 6 realtà territoriali che operano appunto nella nostra area geografica, il Perugino, vabbè, io non sono razzista, ho definito, eccolo là. Noi non siamo molto d'accordo con i Perugini, però sto scherzando, però ecco, loro fanno parte della nostra area geografica, cioè sostanzialmente se ci si mette a fare questa cosa dell'Appennino, buttiamola così, si fa un gruppo di lavoro, si incomincia proprio da questa cosa qui, ecco perché l'ordine del giorno era su questa, perché è una campagna nazionale che rapportata in termini geografici nostri, collettivi, può portare qualcosa. Ma non solo quello, c'è l'iniziativa della Giulia Simi, ma appunto creiamo questo gruppo di lavoro e portiamolo avanti. Tutto qui, scusate se ho rotto le scatole, sono troppo lungo. Di solito sono la metà più. Sì, no, per questo guarda, sei telegrafico. Assolutamente.
Prego, vieni. Prima però c'è Carlo, scusa, me l'ha chiesto Carlo, prima. Carlo, no, allora, intanto mi scuso se non ho potuto sentire tutto il tuo intervento, ma a me una certa ora mi prende che devo fumare una sigaretta. Allora, mi è venuto un dubbio e quindi io lo voglio esternare, perché sentendo prima parlare dei referendum, dice con il referendum si raccatta gente, no? E mi è venuto così spontaneo di pensare, il referendum si fa per arrivare a un obiettivo, poi è un effetto collaterale che si raccatti gente, teniamolo presente perché non vorrei che ci sfuggisse questo piccolo particolare. Visto che siamo da noi, mi sono preso la licenza di semplificare brutalmente, no? Ovviamente sono d'accordo. No, ma questo mi ha fatto venire, l'ho collegato poi al discorso di dire, vediamoci quando... abbiamo un'iniziativa, quando abbiamo qualcosa da proporre, e a un certo punto poi mi è ritornata in mente la prepotente urgenza, no? E allora io mi pongo questa domanda, che è una domanda che faccio provocatoriamente a me stesso, per esempio io a Massa, sapete che sono il Partito Radicale di Massa da solo, però per esempio mi sono attivato, alla fine siamo riusciti a ottenere il registro dei testamenti biologici, siamo riusciti a ottenere un primo abbozzo dell'anagrafe pubblica degli eletti, per ora c'è la parte economica eccetera eccetera, la parte politica ancora stenta, ma insomma speriamo di arrivarci. Perché dico questo? Quella del testamento biologico è una cosa che a me mi aveva preso dentro, perché è una cosa che proprio mi... La laicità dello Stato è una cosa che mi coinvolge. Allora, non vorrei che alla fine il nostro problema fosse anche che in qualche modo ci mancano le urgenze. Non so se mi spiego, perché noi poi si parte, se veramente sentiamo questa urgenza, allora si parte. Se c'è un'iniziativa anche bellissima, e devo dire che ad esempio sull'anagrafe degli eletti io ho stentato a partire, poi a un certo punto ci sono arrivato a sentirla mia, ma inizialmente ero tiepido, perché poi una cosa deve essere, bisogna noi sentirla con urgenza e allora riusciamo a portarla fuori e a essere incisivi e a portare a casa anche un risultato. Allora, quando c'è crisi, bisogna secondo me anche un attimino riflettere se non è proprio una crisi delle nostre urgenze e non una crisi generica così. Per esempio, io ora da un po' di tempo sto cercando di raccattare, come sapete, dei manifesti storici radicali, anzi se qualcuno avesse da qualche parte un manifesto me lo faccia sapere, sono disposto a tutto pur di ottenerlo, perché vorrei fare una cosa molto semplice con un professore universitario che tra l'altro è una persona molto in gamba e che peraltro è anche mio cugino, quindi lo convinco facilmente, però gli ho già parlato e il progetto gli piace molto. Vorrei mettere su questa cosa di storia, 30 anni di storia italiana attraverso i manifesti radicali, e sto cercando la materia prima, perché c'ho il professore anche bravissimo che mi fa la cosa, c'ho il posto anche eventualmente dove farlo, mi manca solo la materia prima che sono un po' di manifesti. Perché? Perché io parlando con tante persone mi rendo conto che parlare dei radicali è come parlare di un oggetto oscuro, soprattutto poi se sono giovani, di noi sanno niente, quel poco che sanno è anche sbagliato tante volte. E allora io questa l'ho sentita come un'urgenza, che magari non sarà una cosa che dà un risultato immediato, perché effettivamente poi alla fine organizzo questa cosa, non è che dopo l'Italia è più bella, però io sento l'urgenza di far capire a chi non ci conosce
che non è quello che gli raccontano. In qualche modo io voglio, e per cui ecco anche il discorso, poi io sono un po' reticente a invitare la gente a casa mia, perché mi rendo conto che siamo in un posto un po' sperduto, la gente gli tocca prendere dei treni infernali, quindi ho sempre una certa titubanza e quindi dico sempre, insomma, se passate di lì. Però ecco, mi piacerebbe riuscire a organizzare queste cose, perché le itinerante. Potrebbe essere anche, potrebbe essere anche, certo. Beh, non so se il professore però può essere così itinerante, insomma. No, la mia idea era comunque. La mia idea era anche quella comunque di registrarla e poi metterla su YouTube, sì, sì. Eccetera. Però ecco, tutto partendo dal fatto che io ho bisogno di sentire l'urgenza, ho bisogno che questa cosa mi trascini. Quindi la nostra crisi, vorrei che ci ponessimo questo problema, se non è una crisi che non dipende tanto dagli altri, ma forse anche dal fatto che ci stanno un po' scemando delle urgenze, forse. Ecco, è un punto interrogativo. Grazie, c'è Giovanni Cecconi. Mi sono perso un po' di minuti di De Lucia e anche del suo intervento, perché abbiamo perso le chiavi della macchina e di Valentina, adesso sarà un pasticcio. Abbiamo già fatto, una perlustrazione e dintorni non si trovano. No, vabbè. E comunque, io sono questa cosa del sito dei radicali toscani, Yahoo Groups, radicali toscani. Io ogni tanto ho scritto anche cose non sapendo usare bene, cioè, è venuta fuori una mezza litigata, credo pubblica, fra me e Maurizio Buzzegoli. E l'abbiamo, ma poi ci siamo pacificati per una questione interna. Ma certo, quel sito è pessimo, non si riesce a fare un discorso, non si riesce a fare un ragionamento, quindi quello è inutilizzabile per un eventuale coordinamento con la C minuscola, secondo me. Quindi sarei d'accordo con Angelo? Sì, sì. Sul costruire uno strumento diverso. Poi mi interessa riprendere un attimo un aspetto più politico che evidenziava De Lucia, molto più, naturalmente mille volte più informato di me, ma su questo sito di Radicali Toscana, io avevo fatto un intervento e avevo detto che secondo me la galassia radicale non ha ragione più di esistere, perché sono soggetti, secondo me, più o meno tutti in declino, si percepisce, e potrebbe essere utile che le linee, gli indirizzi, le tematiche che ciascuno di questi organismi porta avanti fossero assorbiti, assimilati dal Partito Radicale Transnazionale, in modo che all'esterno, ma anche all'interno, sembri che il partito, che sempre risulti, ma che il TRP abbia delle iniziative, in fondo sono le stesse iniziative, bisognerebbe che, altrimenti il TRP sembra un... Trovate dove? In macchina. Vabbè, meglio così. Non meglio non chiuso la macchina, sì. No, era proprio lasciate nella portiera. Beh, si vede che qua sono... Noi siamo andati a lasciare le chiavi dell'ufficio su strada per una notte intera nel quartiere di immigrati, e la mattina dopo erano lì, no? Avranno pensato chissà che poveraggio. No, ci avevi messo la bomba dentro. Comunque, quindi secondo me questo della galassia radicale è un problema che può... cioè che dovrebbe essere discusso poi ai vari livelli, ma soprattutto a livello centrale, credo, e io la penso esattamente come Michele. Poi vedo che anche Carlo è d'accordo con me sul fatto che sia importante farsi conoscere, cioè far conoscere la storia dei radicali con ogni mezzo possibile. Quindi questa di una mostra di quel tipo, secondo me, è un'idea molto,
molto interessante e spero che la cosa riesca, ti riesca e si possa partecipare, insomma che abbia successo, ti auguro, anzi mi auguro anche per tutti noi che la cosa funzioni, perché mi sembra te poi avrai anche interessi di collezionismo personale magari. No, no, non sono un collezionista. No, e allora a maggior ragione è ammirevole questa idea, insomma. E l'ultimissima cosa, credo che un coordinamento non possa avere una, cioè un problema che si dovrà discutere sarà quello della forma e della geopolitica del coordinamento, perché difficilmente potrà essere un coordinamento che abbia un carattere orograficamente strutturato lungo l'Appennino, perché avrebbe poco senso, cioè diventerebbe, si renderebbe periferia Firenze, Pisa, Lucca, Massa, sarebbe tutto periferia, cioè deve essere un coordinamento che abbia probabilmente un carattere che abbia, non dico un centro, ma magari più centri, alcuni dei quali devono interessare certamente alla zona del Valdarno medio e basso, insomma, ecco. Quindi l'iniziativa vostra retina è ottima, bisogna pensare come strutturarla, forse non c'è neanche bisogno di avere una sede centrale se usiamo i mezzi di comunicazione telematici, insomma. Grazie Giovanni. E Andrea? Sì. Al volo, perché ho un treno tra 20 minuti che... No, volevo mentre parlavi, caro, mi è venuto in mente che mi pare nel 1990 o forse dopo, non ricordo, c'è stata una mostra dei manifesti radicali riguardanti la battaglia sul divorzio. Era una cosa fatta, non so se Michele se lo ricorda, dei manifesti, un grosso modo un 60x30, erano riproduzioni di vecchi manifesti della campagna sul divorzio, e in occasione, non mi ricordo quale anniversario, che infatti... 2004, io faccio una confusione nella mia testa. No, no, ma vabbè, comunque ci siamo capiti. E questa cosa era un 20. Era forse era anche l'ergife, erano tipo pannelli su 60x30, era praticamente un tipo di corsetta. Congresso italiano del Partito Radicale del 2004. Vedi, 14 anni mi sono sbagliato. Se fosse stato un esame di storia, sarei bocciato immediatamente. Comunque ci siamo capiti, questa potrebbe essere, ed era itinerante, mi ricordo che riuscimmo a Perugia, a Palazzo dei Priori, a fare... Solo che con la cartella non riesci più a ritrovare. Io ce l'ho. Io ho circa 200 manifesti radicali a casa mia, perché essendo io un maniaco, come noto, sì, dal 75 in poi, tra me e Mario Alvi abbiamo conservato un casino di roba, e quindi... Insomma, sentiamoci, vediamo un po' di coordinarci, certo ci vorrebbe un impegno, cioè un impegno anche finanziario, se fare un progetto tipo kit di cui dicevo prima, oppure una mostra. Però mi pare che invece l'idea di fare una mostra, di avere uno strumento agevole per fare una mostra itinerante, non è male. Su questo potremmo anche ragionare sul fatto che c'è un mio amico Vittorio Pallotti, che è dei movimenti pacifisti, non violenti, eccetera, che lui usa il sistema della mostra itinerante, e a Casalecchio sul Reno c'è un museo dei manifesti, che è una cosa carina, funziona, insomma, nonché un movimento non violento, anche delle cose nostre, insomma, volevo rendere pubblico questa riflessione, comunque fa parte della nostra storia, oltre al fatto c'è attenta vigilanza, come sapete. Sì, tra l'altro annuncio a voi che siete qui, così si usa anche il coordinamento per queste cose, che sono, secondo me, se non per questo, se anche fosse solo per questo, sarebbe già utile. Il 6 sarai confermato che sarai qui ad Arezzo a presentare il libro, quindi al Caffè dei Costanti. Caffè dei Costanti, ore 17:30. Ore 17:30, quindi se qualcuno vuole venire ad Arezzo un altro weekend, se ci sarà anche la fiera il prossimo fine settimana, quindi
cioè quello dopo ancora, quello successivo ancora, quindi potete anche approfittarne per venire. Comunque, no, io se ci sono altre persone che vogliono intervenire. Io volevo solo dare una piccola chiusura di, perché mi piace essere pratico sempre, e vi dico questo: io mi muoverei in questo modo, arrivato a questo punto, visto che più o meno certe, le intenzioni sono state delineate ampiamente. Scusa, sono abituato male a questi microfoni, come tocca sedermi, non mi piace. Io mi muoverei in questo modo qui. Facciamo, si crea una semplice mailing list nella quale verrete tutti invitati. E questa mailing list ci buttiamo le idee che ci potrebbero essere utili per coordinarci su delle cose pratiche, partendo direttamente anche da questa, ma ce ne sono tante altre, come laboratorio di idee. E poi io la vedo in questo modo: non può essere semplicemente una cosa telematica, ma a scadenze non bibliche, diciamo così, però se ne parla anche in mailing list, non va deciso stasera, diciamo in questo modo, ci possiamo trovare scadenze anche bimestrali, qualcosa del genere, a Firenze, in qualunque luogo ci aggrado, se lo decidiamo, per dare anche comunque una continuità fisica, perché è molto importante questo. E quindi io chiuderei questa cosa, cioè, essendo propositivi e comunque mettendo sul piatto una cosa pratica come la creazione di questa mailing list e l'intenzione comunque di rincontrarci con scadenze fisse. Poi ne continueremo a parlare sul discorso sulla via telematica. Io avrei comunque un'ultima domanda per Michele, provocatoria, perché ce l'ho sempre qui, prima c'avevo quella del referendum, adesso io ce l'ho qui, che è questa. Noi 10 anni fa, forse più, eravamo all'avanguardia su quello che è la cosa su cui noi, ad esempio, come Libera Aperta stiamo lavorando tantissimo, che è internet, Facebook, queste robe qui, insomma, la telematica. Noi eravamo all'avanguardia come radicali, come lavora per il decennio. Come è potuto accadere che il monopolio telematico che stava, eravamo all'avanguardia e tutto, ci siamo fatti fregare dai grillini? Te me la fai spiegare? Quindi la girava lui, perché è una cosa che ce l'ho sempre qui, perché eravamo i primi avanti, eravamo fortissimi, poi ci siamo fatti fregare su una cosa che eravamo, bravo. Sarà telegrafico. La risposta alla domanda di Angelo Rossi è contenuta in due parole combinate tra di loro: selezione inversa. Se tu fai fuori i migliori e lasci le cose in mano ai peggiori, cioè ai meno competenti, a Topolino, Pip e Paperino, poi va a finire come hai detto. Oh, perfetto. Cioè, è abbastanza chiaro. No, con questo però si apre un anche un altro. Io sulla gira, ok, vedersi trimestralmente, cercare di farlo, insomma. Cercare di vedersi periodicamente. Non ho capito tanto bene la questione della mailing list, perché secondo me dovrebbe essere qualcosa di inclusivo. Messa così mi sembra esclusivo, cioè non va bene la mailing list toscana, facciamone un'altra per pochi eletti. Non mi è chiara sta cosa, ecco. Perché, non lo so, però questa strada qui non la vedo chiara, perché per esempio quelli che non sono potuti venire o non sono voluti venire oggi di altre città, e se facciamo una mail list tra di noi rimangono. No, ma la facciamo aperta. Aperta allora c'è già, perché noi facciamo un'altra? Ma perché quella. Cioè, no, è per capire. Quella avrà uno strumento. No, ma perché quella non funziona, si fanno continuamente battute. Ma quello succederà sempre, le battute, quando c'è una persona che fa le battute in mailing list continuerà a farla, scusa. Ma ti do la risposta pratica, è quella di andare su un argomento specifico, cioè questa è una mailing list tematica, mettiamola così, quelle dei radicali toscani è una cosa generale dove ci dice. Vabbè, però la tematico, che vuol dire, una volta che sei in mailing list, ci scrivi quello che vuoi. È inevitabile, è umano, cioè come fai? Cosa fai? Ci metti un moderatore che dice no, tu hai parlato di questo, via. No, controindicazione a una cosa di questo genere, quali sarebbero? Esistono controindicazioni, perché se ci sono controindicazioni. Non la sto capendo, perché la controindicazione è che è uno strumento esclusivo invece che essere inclusivo, così come si prospetta. Quindi chiaritemela, perché non ho capito. Ma scusa, posso rispondere? No, ma è così, ma la mailing list toscana, ammetto che ultimamente non la sto usando, ultimamente, ma è una cosa,
No, ma dai, per favore. La media inglese toscana, cioè io lo mi pare che sia una cosa da bar. Cosa? Lunga, vai, vai. No, detto? Niente. Io ho detto. Vai, vai. Io l'ho un po' usata, mi sembra una cosa da barzelletta, cioè in cui quello è amico dell'altro, si fanno le allusioni reciproche, non si riesce a fare un ragionamento. Ma no, allora poi succederà anche in questa. Va bene, allora non facciamo l'argomento. Allora non facciamo l'argomento. No, ora mi fate arrabbiare. Ecco lì. Si è arrabbiato il Del Nero, ragazzi, è la fine. È la fine. No, perché porca miseria, questo è assurdo, no? Cioè, non si può dare la colpa allo strumento. La Melilista Toscana, quando c'è un argomento, un'iniziativa, funziona perfettamente. Quando non abbiamo un cazzo da fare, si fanno le battute. Ma non diamo la colpa allo strumento. Io non ho visto un dibattito che fosse un... No, infatti, scusa, io propongo... Quando c'è stato da organizzare, per esempio, la raccolta in firma di questo e di quello, ha funzionato sempre perfettamente. Il problema di avere un'altra mailing è quello che succede. Oggi parlavo con Vincenzo, dice, ah, hai visto cosa mi ha risposto quello? Dico, no, non ho visto un cacchio, perché l'aveva mandato in quella dei radicali di Firenze anziché in quella toscana, perché è quello che poi succede, quando le vai a moltiplicare poi finisce che uno manda sempre il messaggio nel posto sbagliato, non serve a nulla. Ce l'abbiamo una, facciamola funzionare, se vogliamo farla funzionare, basta avere l'iniziativa, funziona perfettamente. Infatti, secondo me, scusate, dal momento che il problema nostro è che noi fino adesso abbiamo ravvisato una difficoltà in quella mailing list a trovare cose di interesse. Dal momento che noi ci siamo visti fisicamente per poter proporre qualcosa di come costruttivo, quale migliore occasione per rendere costruttiva pure la mailing list? Perché come dice Carlo, lo strumento si fa addomesticare dalle intenzioni, cioè quello lì non funziona perché non ci sono evidentemente, come dire, argomenti o iniziative che si impongono abbastanza da catturare l'interesse di tutti. Se noi siamo intenzionati, il nostro prevalere di costruzione o rischia che gli altri tacciano, ma non è che si farà, come dire, scoraggiare da chi eventualmente all'inizio porrà ostacolo piuttosto che altro. Uno può lanciare il laboratorio, chiamano il laboratorio per questo, cioè gli dà un nome, cioè quel nome rende riconoscibile l'argomento, diciamo, principale, e quindi ogni volta sarà riportato magari quel titolo, quell'oggetto, che potrebbe essere anzi un buon modo per far convogliare su più persone su questa iniziativa. Perché? No, l'unica obiezione è che Maori non è dentro la c'è un coordinamento, può darsi che serva qualcosa che identitariamente... No, perché non sappiamo ancora questo coordinamento cosa sia, no? Cioè abbiamo detto che la C maiuscola significa deve operare per coordinare i presenti attivi radicali. Comunque dai. A me va bene tutto, anche questo discorso di continuare nella mailing list toscana, cioè siamo più propositivi, semmai proponiamo degli argomenti, cioè da dire appunto che a quel punto dobbiamo cercare di fare iscrivere gente che potrebbe potenzialmente essere parte di questa mailing list e non lo è tuttora, come per esempio Maorio, ma anche tutti quelli di Carrara, roba simile che mi hanno scritto, via dicendo, che non sono iscritti, hanno ad iscrivere anche loro. No, mentre no. Vabbè, quando le forse. Io mi dispiace. Vabbè. Comunque allora, possiamo usare quella toscana, non è il problema, usiamo direttamente quella. Vabbè. Ok. Cioè ci inseriamo in quella. Facciamo un tentativo, dai. Poi se la criptonite dà la prevalenza prenderemo misure. Ah, wow. Comunque, ci sono altri interventi? Se non sei in grado di ribattere a Don Vito, non sei in grado nemmeno di proporti fuori dalla milizia. Ma io lo ribatto a Don Vito, non ho paura, non ho problemi. È la rottura di Stato, non mica solo. Ok, direi che insomma, le basi per vedere, verificare se riusciamo a fare qualcosa di buono, noi che ci siamo visti stasera, comunque secondo me è stato comunque utile e
fonte di ulteriori analisi e riflessioni, quantomeno. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, che sono venuti qua per la loro presenza e niente. Io stasera, esatto, esatto. Siccome, come diceva all'inizio Angelo, è il mio compleanno, prima che voi andiate via, propongo un brindisi al primo bar qui fuori. Ma andiamo a prendere l'aperitivo. Andiamo sì a prendere la prima. Io dopo alle 8:30 ho un appuntamento. Quindi. Pensavo che mi dessi tutti a quello lì. No, vabbè. Ci vediamo quindi alla prossima. Grazie.